Ah, Casa Dolce Casa. Questa più che una casa è una villa storica, patrimonio culturale di Ravello. Seguiteci, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Siamo in Costiera Amalfitana e qui inizia il nostro viaggio, in queste dimore storiche che ci faranno sognare. Siamo a Villa Rufolo, una villa grande che ci svelerà tanti segreti, notizie, informazioni. E io ho quasi timore a visitarla da sola. Ciao Monia, meno male, perché questa casa è enorme, questa villa è enorme. È enorme, aveva più stanze che giorni dell'anno. Ah, pensa un po'. Sì. Questa è Villa Rufolo, gestita dalla Fondazione Ravello fin dal 2007 ed è il monumento principe di Ravello. E qui ci troviamo ai piedi della maestosa Torre Maggiore, che è il simbolo della potenza della famiglia Rufolo. La famiglia Rufolo. I Rufolo erano dei mercanti che con i commerci via mare si sono arricchiti al punto tale di diventare tesorieri della corona sotto i Dangiò. E qui, mio caro Edoardo, ci troviamo in un posto magico. Questo è quello che fu definito da Wagner 144 anni fa, il magico giardino di Klingsor, che poi è diventata la scenografia dell'atto conclusivo del Parsifal, proprio qui, di fronte alla sala dei cavalieri, con la torre e con il pozzo da cui venivano fuori le fanciulle fiore. Quindi questa fanciulla in questo momento sta uscendo dal pozzo, sì, per ammaliarci. Eh sì, proprio per... Bellissima, tra l'altro. Bellissima, sì. Però mi sa che adesso dobbiamo andare, Edoardo. Ma no, come dobbiamo andare? Fammi fare un po' d'amicizia. Abbiamo un po' di cose da vedere. Sorry. Bye bye. Monia, chi era questo Nevil Reed? Il Lord Francis Nevil Reed acquista Villa Rufolo nel 1851 e la restaura completamente. Questo è un libro di Matteo Camera. C'è la firma di Nevil Reed. E addirittura all'interno il testo è vergato dall'orso. Io sono molto curioso. So che c'è stato un giardiniere molto famoso. Sì. Perché? Sì, è il nostro Vincenzo Amato, che nel 71, per un caso fortuito, viene scoperto da Pierpaolo Pasolini e così da giardiniere in un attimo diventa attore. Protagonista della novella di Masetto da Lamporecchio. I'm not afraid to say I'm scared. Monia, in questo posto sono passati tutti e non potevamo mancare noi di camper. Dobbiamo essere assolutamente annoverati tra gli ospiti di Villa Rufolo. Sarà fatto. Marcello, il mio viaggio qui a Villa Rufolo è finito. Non ci resta che salutarci e vederci alla prossima dimora da sogno.